Ciao a tutti e bentornati sul canale. Oggi faremo insieme un burro di arachidi cremosissimo, facilissimo da preparare perché si prepara in pochissimi minuti e inoltre avete bisogno solamente di pochi ingredienti, ossia 3 ingredienti per fare in casa il vostro burro di arachidi. Se non l'avete mai assaggiato, vi consiglio di provarlo a fare perché è buonissimo ed è anche più buono di quello in commercio. Inoltre lo potete utilizzare per preparare tantissimi snack fatti in casa oppure per le vostre colazioni, sullo yogurt, sulle gallette di riso, sulle fette biscottate, sul gelato, insomma ovunque. Ecco gli ingredienti di cui avrete bisogno. Adesso dobbiamo prendere le nostre arachidi, metterle su una teglia con carta forno e farle tostare leggermente in forno. Se non avete il forno potete farle tostare qualche minuto in padella. Una volta tostate le andiamo a mettere in un frullatore. Io utilizzerò il Bimby perché è molto potente. Voi utilizzate il frullatore che avete. Mettete le vostre arachidi all'interno e iniziate a tritare. Questo passaggio è un pochettino lungo perché in realtà dovete tritare molte più volte fino ad ottenere un composto cremoso. Adesso vedremo. Fatto il primo step, continuiamo a tritare ancora. Nel secondo step otterrete una sorta di pasta. A questo punto aggiungiamo un pizzico di sale e continuiamo a tritare. Nel terzo step possiamo aggiungerci anche gli altri ingredienti, ossia il miele e l'olio di arachidi. Continuiamo ancora a tritare. Abbiamo concluso, in realtà il nostro burro di arachidi è pronto. Come potete vedere si è trasformato in una bella cremina, bella cremosa e spalmabile. Adesso andiamo a mettere il nostro burro d'arachidi all'interno di contenitori in vetro, ovviamente sterilizzati, e questo si conserverà in frigorifero per un paio di mesi. Ovviamente nel frigo tenderà un pochettino ad addensare, ma sarà comunque spalmabile e buonissimo da mangiare, come vi dicevo, anche sulle fette biscottate, sulle gallette, dove preferite. Ragazzi, provatelo e poi fatemi sapere com'è. Io lo sto amando e lo sto mangiando davvero tutti i giorni perché è buonissimo, davvero, ha un gusto molto piacevole, quindi anche se non l'avete mai provato vi assicuro che vi piacerà tantissimo, a meno che non vi piaccia proprio il sapore degli arachidi. In questo caso vi consiglio di sostituire le arachidi con le mandorle e otterrete lo stesso un burro di mandorle buonissimo. Se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciatemi un like, fatemi sapere giù nei commenti che cosa ne pensate, se lo provate a fare. Io vi mando un grosso bacio e ci vediamo presto in un prossimo video. Ciao!